S'avvicina Natale e le vie della città si ammantano di luci. Una fila interminabile di negozi, una ricchezza senza fine, ma esorbitante. A sinistra della nostra macchina ecco una serie di vetrine che si fanno notare. Al di là del vetro nevica graziosamente. Illusione ottica. Poi bambini e bambine su slitte trainate da renne e animaletti Walt Disneyani. E ancora slitte e Babbo Natale e cerbiatti, porcellini, lepri, rane burattine e nani rossi. Tutto si muove con garbo. Ah, ecco gli angioletti. Ma che? Sono fatine inventate di recente, quali addobbi al paesaggio bianco. Un bambino, coi genitori, si leva sulle punte dei piedini e osserva, ammaliato. Ma nel mio cuore l'incredulità e poi quasi la ribellione. Questo mondo ricco si è accalappiato il Natale e tutto il suo contorno. E hanno sloggiato Gesù. Ama del Natale la poesia, l'ambiente, l'amicizia che suscita, i regali che suggerisce, le luci, le stelle, i canti. Punta sul Natale per il guadagno migliore dell'anno. Ma Gesù non pensa. Non c'era posto per lui nell'albergo. Nemmeno a Natale. Stanotte non ho dormito. Questo pensiero mi ha tenuta sveglia. Certo che questo tenersi il Natale e bandire invece il neonato è qualcosa che addolora. Che almeno in tutte le nostre case si gridi chi è nato, facendogli festa come non mai.